Mister Capuano, si è visto un grande Arezzo, soprattutto nel primo tempo, qualità di gioco, pressione. È mancata forse proprio la zampata negli ultimi metri. È mancata che se tu hai tre attaccanti che tutti e tre ti hanno fatto quattro gol, qualche cosa c'è, no? E noi siamo la squadra che ha pareggiato di più in Italia e quella forse che ha perso di meno. Tante partite, se c'hai, mi fa piacere i complimenti che lei fa. Potevamo avere 12-13 punti in più. Purtroppo quando sbagli l'inverosimile, non dico nemmeno il rigore, poi rischi anche di perderla. Questa è la mia squadra, una squadra che gioca a calcio, una squadra che occupa bene gli spazi. Pazienza, è un anno molto strano, è un anno particolare. Chiudiamo e andiamo avanti. Un punto che va letto comunque in chiave positiva, no? Ma il punto prima della partita è un grandissimo punto, su di un campo che l'Aquila mi sembra che in casa è la squadra che aveva fatto meglio di tutte. Però onestamente come gestione di palleggio, come gestione del primo tempo sembrava una squadra con personalità illimitata, sembrava il Barcellona che gioca a Getafe, no? Accorciavamo nella metà campo avversario, muovevamo palla, inserimenti. Purtroppo quando sbagli l'inverosimile poi alla fine una palla lunga e prendi gol. 10 secondi finali, più arrabbiato con Cori per il gesto di Stizza che con Tremolata? Capuano, no, io con Tremolata non sono arrabbiato, puoi sbagliare, io sono arrabbiato con chi pensa di essere fenomeno, ok? E con chi pensa di fare sceneggiate o alla Mario Merola, qualcuno mi dà anche questo appellativo, o di sguaiatezza napoletana. Io queste cose non le ammetto nelle mie squadre, perché un calciatore deve pensare che se non vuoi avere rispetto per l'allenatore lo devi avere per chi entra in campo. Quindi nelle mie squadre questo non accade, quindi chi non gli sta bene se ne può andare fuori dai coglioni senza nessun problema. Fenomeni nelle mie squadre non esistono.